Abbiamo quattro spettatori, a ognuno consegno un foglietto e una penna. Adesso dovete fare delle scelte, poi andate a scrivere sul foglietto. Allora, tu sei la prima, che abbiamo un mazzo di carte. Quello che devi fare è molto semplice: scegli una carta, la guardi e la scrivi sul foglietto. Tu mi pensi un colore, lo scrivi sul foglietto, mi pensi un numero di 2 o 3 cifre, lo scrivi, e tu mi pensi una città, la scrivi sul foglietto. Vabbè. Quando l'avete fatto, chiudete i foglietti in quattro. Fatto? Sì. Ok, guarda, io passo a ritirare i foglietti, li attacco qui su queste clip, in questa maniera. Ok? Come facciamo? Andiamo a rimettere qui nel supporto le varie clip e lasciamo qua in vista. Adesso dovrò focalizzarmi e cercare di captare i vostri pensieri. Tu hai scelto una carta, Sì. da un mazzo e secondo me hai scelto i 5 di quadri. Non mi dire niente, controllo, 5 di quadri, vediamo un attimo. Scelto proprio i 5 di quadri. È incredibile questa cosa. Tu hai pensato un colore, ok? Hai pensato un colore un po' più difficile, però secondo me forse sei stata influenzata dalla penna e hai pensato a un blu. Vediamo un attimo se è vero. Vediamo, hai pensato al blu. È incredibile questa cosa. Tu ti avevo chiesto di pensare a un numero di 2 o 3 cifre. Forse pensavo che 3 era troppo difficile, quindi ti sei fermata su 2 cifre. Su 2 cifre e hai pensato, secondo me, con 2 numeri abbastanza simili, un 78. Vediamo se è vero. Vediamo se è vero. Ecco qua. Il 78, incredibile. La parte più difficile, hai pensato a una città. Tantissime sono le città, come anche le altre combinazioni. Però, secondo me, sei stato un po' troppo semplice nella scelta. Londra, vediamo se è vero. Ecco qua. Londra. È incredibile questa cosa. Facciamo controllare anche i foglietti.